Il nostro intento è stato quello di fare festa in questo reparto e soprattutto rendere una giornata uguale alle altre per i nostri bimbi che sono costretti a rimanere in ospedale per molto tempo. E quindi il nostro intento è proprio quello di rendere una giornata di festa come se fosse la normalità. E il messaggio che Apleti Onlus, l'associazione pugliese per la lotta alle emopatie e ai tumori nell'infanzia, ha lanciato ieri nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. L'incanto di colori e palloncini, le corsie divenute strade su cui a correre, annunciato da un allegro campanellino, c'è stato un antico carretto dei gelati. È stato il titolare di un'azienda di Acquaviva, a titolo gratuito, a portare sorrisi sui volti dei 16 bambini ricoverati. Sicuramente noi lo stiamo facendo col cuore, è una cosa che rifaremo senz'altro. Sorrisi e momenti di spensieratezza tra le braccia di mamma e papà per alleviare la pesantezza delle terapie e della lunga degenza in ospedale. Cerchiamo sempre di dare un tocco di originalità, di giocosità a questi reparti e abbiamo un'ottima risposta da parte dei nostri bambini che a volte non vogliono tornare a casa perché si trovano talmente bene in reparto con gli altri amichetti che la trovano come una loro seconda casa. È aumentata la possibilità di guarigione? Diciamo negli ultimi anni abbiamo raggiunto dei successi assolutamente lusinghieri soprattutto per le leucemie linfoblastiche acute che ci danno molte soddisfazioni sotto il profilo di completa guarigione. Riusciamo a tirar fuori dal problema clinico un tempo irrisolvibile l'80 e anche più per cento dei pazienti che passano per le nostre cure. Apleti ha ancora tanti progetti in cantiere anche con la pet therapy. Abbiamo molti progetti, molte iniziative sempre a favore dei bambini e sempre a misura del bambino, perché il nostro motto è quello di far sorridere un bambino e quindi noi ci impegniamo a raccogliere anche i loro desideri, le loro idee. Questo è stato proprio un desiderio dei bambini, avere una festa qui in reparto, e speriamo nel nostro piccolo di esserci riusciti.